Gianluca Rapadula, all'esordio in campionato allo Stadio Adriatico, forse non si aspettava una prestazione così positiva, anche se quel palo grida ancora vendetta. No, non me l'aspettavo, non è proprio esatto. Sicuramente sapevo che in campo, ma come ogni domenica, avrei dato l'anima, avrei sputato sangue. Peccato per quel palo. Una grande prestazione, come una grande prestazione del Pescara, questa vittoria vi dà morale, fiducia in vista dei prossimi appuntamenti, ad iniziare da quello di sabato a Bari. Sì, abbiamo fatto una grande prestazione di gruppo, secondo me la cosa che è spiccata di più è stata la voglia di dimostrare, la cattiveria di voler vincere ogni contrasto, e dobbiamo continuare su questa strada che ci leveremo delle belle soddisfazioni. Nella gara col Perugia sei andato vicinissimo al gol, ci riproverai al San Nicola? Ci riproverò sempre, palo non palo, per un attaccante il gol è ossigeno. E ossigeno però non è un assillo, tu vuoi dimostrare innanzitutto di essere un giocatore da Serie B. Esatto, io il gol ho sempre cercato attraverso le prestazioni, mai vivendo solo per spingere la palla in porta, ecco. Poi i gol arrivano quando sei sempre in forma fisica giusta e vai a 2000, le soddisfazioni arrivano sempre. Parliamo un attimo brevemente di questa gara di Bari, partita difficile con una delle favorite per la vittoria finale, giocherete al San Nicola, ci saranno oltre 20.000 spettatori. Partita difficile, squadra importante, vuol dire solo grandi stimoli. L'ultima, Gianluca, quale obiettivo si è posto Gianluca Lapadula per questa stagione col Pescara? Lapadula si è promesso di scendere in campo, quando scenderà in campo, di cercare di giocare tutte le partite col coltello fra i denti, di vincere ogni contrasto, e poi se si riesce a buttarla anche dentro non sarebbe male.